compagni uccisi, non basta il lutto, pagherete caro, pagherete tutto. Per i compagni uccisi, non basta il lutto, pagherete caro, pagherete tutto. Con Francesco eravamo amici, eravamo non solo militanti della stessa organizzazione, ma eravamo anche amici. Una persona meravigliosa, un ragazzo di 24 anni che studiava medicina, voleva diventare medico e lo voleva fare per aiutare gli altri, quindi con uno spirito altruista, uno spirito di solidarietà. Gli è stata tolta la possibilità di poter essere quello che desiderava. Abbiamo i capelli grigi, ma siamo ancora qua e lo vogliamo dimostrare. È cambiato che noi 40 anni fa, noi, il movimento, i movimenti avevano detto o abbandoniamo la strada del capitalismo, dello sfruttamento, o mettiamo a frutto le possibilità che l'intelligenza ci fornisce, oppure finirà male. È finita male, è finita malissimo. Noi gliel'avevamo detto però. Quello che sta accadendo a Bologna in questi giorni non ci piace. Non ci piacciono gli sgomberi delle case. Non ci piace che la polizia entri e manganelli all'interno di uno spazio universitario. Non era mai accaduto, non era accaduto nemmeno nei giorni del 77. I militanti dei collettivi universitari hanno chiesto al Comune di non presentarsi, quale commemorazioni? Ma a noi dispiace molto perché, lo ripeto, continuerò sempre a ripeterlo, la presenza dell'amministrazione comunale dell'università era il desiderio di Virginia e di Agostino, i genitori di Francesco, e quindi noi l'abbiamo sempre rispettata. Che quest'anno si sia impedita la loro partecipazione, in fondo ci dispiace. Capiamo le ragioni di ciò che è avvenuto nei giorni scorsi, quindi se volete anche la rabbia dei giovani universitari, però pensiamo che questa cosa a noi lascia un po', come dire, ci lascia un po' così, un po' rattristati. Noi abbiamo preso questa decisione, compiuto questa scelta, di conseguenza quello che è successo alla biblioteca del 36, esattamente un mese fa, il 9 febbraio, quando la polizia ha fatto irruzione dentro la biblioteca di discipline umanistiche, caricando gli studenti e le studentesse che stavano studiando. Il mandante, i mandanti di quella sciagurata iniziativa della questura sono appunto Coccia, il questore, ma anche il sindaco Merola e il rettore Obertini. Perciò riteniamo inaccettabile, abbiamo ritenuto inaccettabile e provocatorio che oggi una figura appartenente a quelle istituzioni, che ancora oggi come allora sono i mandanti delle aggressioni che gli studenti e le studentesse subiscono, ecco, abbiamo ritenuto inaccettabile e provocatorio che si presentassero qui. Pagherete caro!